Semina! Fate! Presto! È il giorno fatale! Crestani, l'amabile fata, nostra compagna! Oh, figlia di Abdelazin, re di Eldorado, uomo a morte soggetto, e della vaga, immortal fata Zebdon! Crestani, diletta, nostra compagna! A Farruskat, uomo mortal, volle essere sposa, e volle di immortal come noi, aver natura mortal come il marito! E che il re nostro, Demogorgon, collerico, le disse che desistesse! Ma che se la passa al canicolar secondo giorno, sinché tramonta il sole del corrente anno senza essere maladetta dal suo sposo, mortal diverrà come il marito, poiché ella così vuole! Oddio, Farzana! Dimani, allo spuntar del sole, il di fatal comincia per noi! Ma tu sai quante opere crude e inaudite Demogorgone vuole che Crestani in apparenza fa roscar suo faccia, che condannatala a tenere occulto l'esser suo per 8 anni e 1 giorno, il fatal giorno, e a non scoprire dell'opre sugli arcani. Credimi pure, no, diman non passa che sarà maladetta dal suo sposo e che rimarrà nostra compagna. Ma tu sai che Farruskat deve giurare di non mai maladirla, e poi spergiuro deve maladirla, e allora fata rimane. Ebbene, ei giurerà, sarà spergiuro e la maladirà. Nostra è la via. Non giurerà. Sì, giurerà. Se giura, manterrà il giuramento. No, Zemina, ei la maladirà, fia nostra. Cruda! Ne ti sovviene l'orrida condanna alla qual per 2 secoli è ristretta? Che cambierà la sua bella presenza in schifo, abominevole serpente, se lo sposo in divan la maledice? Bello so, ma che importa? Della folle richiesta sua pagar bene qualche pena.